Un cordiale saluto e buona domenica da Orazio Coclite, oggi in diretta per la trasmissione della Santa Messa da Mesagne. Incastonata nel cuore del Salento, la cittadina in provincia di Brindisi emerge come una tela dipinta da mani antiche e racconta una storia secolare. Le acque cristalline che lambiscono le vicine coste e lo scintillio delle onde del mare, battute dal vento e scaldate dal sole, sono un rifugio di bellezza naturale e tranquillità e suscitano una profonda emozione. Il profumo del mare si mescola con quello della terra, dove distese di vigneti si estendono a perdita d'occhio, punteggiate dai grappoli d'uva che maturano sotto il caldo sole dell'estate. Ulivi secolari, con le chiome mosse dalla brezza, sono invece testimoni silenziosi di un tempo che scorre lento sulla via Appia e rivelano, nel parco archeologico di Muro Tenente, i resti di un insediamento messapico, un luogo affascinante che narra la storia della regione. Passeggiare tra le sue rovine è come fare un salto nel passato, immaginando la vita quotidiana e le tradizioni delle civiltà che hanno abitato questo lembo dell'antica terra d'Otranto. Viaggio nella storia, che continua giungendo davanti al maestoso castello normanno svevo, costruito nel XIII secolo e poi ampliato e modificato nel corso dei secoli. Le sue mura, robuste e austere, portano i segni delle mani che le hanno costruite, dei venti che le hanno carezzate, delle battaglie che hanno affrontato, ma sono anche una memoria viva che sussura storie di cavalieri e dame, di spade e di giuramenti, di un passato lontano che ancora palpita all'interno dei suoi cortili e delle sue stanze. Cuore pulsante di Mesagne è Piazza Ursini del Balzo, che con la sua eleganza signorile accoglie chi vi arriva, invitando ad alzare lo sguardo davanti alla chiesa di Sant'Anna, che si erge come un gioiello sacro, con la sua architettura barocca, ricca di dettagli scolpiti con maestria. Nel vicino Palazzo Cavaliere è una tela di Domenico Pinca del 1700 a svelarci invece il profondo legame di Mesagne con la Madonna del Carmelo, patrona della città. Ed è proprio lo sguardo di Maria ad accompagnarci per le strette vie e le case bianche del centro storico e a mostrarci un altro capolavoro di barocco leccese dedicato alla Madre di Gesù, la Chiesa di Santa Maria in Betlemme, un tesoro di arte e fede che testimonia la profonda spiritualità e pietà dei mesagnesi. Devozione e culto alla Vergine che ritroviamo nel Santuario del Carmine. Sorta su un precedente edificio dedicato a San Michele Arcangelo, la chiesa nel 1500 fu intitolata dai Carmelitani alla Madonna del Carmelo, come ricorda l'immagine realizzata da Francesco Palvisino da Putignano. Mesagne è un luogo dove Maria è presente in ogni angolo della città, dove ogni pietra racconta una storia di religiosità e, varcando le sue porte monumentali che immettono nel centro storico, tra il dedalo di vicoli e strade, troviamo la Chiesa Madre di Tutti i Santi. Costruita tra il XV e il XVI secolo, è un bellissimo esempio di architettura barocca, sebbene presenti anche elementi di epoche precedenti che testimoniano le varie fasi della sua costruzione e dei suoi successivi ampliamenti. Un basso rilievo, posto nel timpano, ricorda la Madonna del Carmelo, mentre linee pulite e una struttura simmetrica della facciata, arricchita da nicchie, con statue di santi, trasmettono un senso di solennità e stabilità.